Salve a tutti dal Papi, buon martedì 8 settembre 2020. Come sempre il nostro arrivare in anticipo in ufficio non lo facciamo diventare tempo perso, anche perché di tempo ce ne abbiamo davvero poco. Infatti tutte le mattine tra le 6.30 e le 7.30 troverete pubblicato sulle nostre pagine principali questo appuntamento. 3 minuti forse insieme al Papi per notizie e informazioni utili del nostro gruppo Italia Quattro Zampe e per essere sempre insieme a voi la voce di tanti pelosetti del mondo. Sicuramente qualcuno si domanderà: ma perché dite 3 minuti col Papi quando poi 3 minuti non so perché bisogna scrivere così, altrimenti non li vede nessuno. 5 minuti, dice 5 minuti, 6 minuti, 6 minuti, meglio 3 minuti. Allora iniziamo al contrario oggi, perché normalmente iniziamo con le notizie e poi vi diamo le informazioni che servono per sostenere le nostre associazioni. Invece, io oggi voglio iniziare al contrario, vi voglio dire che ci so. Le mascherine solidali che sono disponibili proprio per aiutare voi in questo periodo particolare, ma soprattutto per aiutare i pelosetti. Poi ci sono tutti i gadget. Se volete, potete ordinarle attraverso il nostro numero WhatsApp. Ce ne sono davvero tante ancora e c'è ancora tanta necessità di mascherine. Soprattutto mettetevi la mascherina, specialmente nei luoghi pubblici dove non è possibile mantenere il distanziamento sociale. Fate i bravi, perché il buon esito di tutta questa situazione che c'è in giro dipende proprio dal nostro buon comportamento e ci dobbiamo appoggiare al buon senso delle persone. Quindi mettetevi la mascherina, mettetevela bene soprattutto e fate una bella figura proprio se prendete le mascherine nostre solidali. Arrivano davvero un'infinità di segnalazioni per cagnolini abbandonati, per gattini abbandonati e domenica siamo andati a Maenza perché alle ragazze Disco d'Insolando, l'altra associazione che collabora con l'Italia a Quattro Zampe, è arrivata la segnalazione di 3 cagnolini in una campagna. Adesso sinceramente non sappiamo se sono stati abbandonati o se sono figli di qualche randagina. Comunque sta di fatto che li abbiamo trovati e messi in sicurezza. Abbiamo bisogno per loro di uno stallo perché non abbiamo un nostro rifugio, ci avvaliamo solo della collaborazione dei nostri volontari e i nostri volontari hanno tutti gli stalli pieni. Quindi, se ci fosse qualcuno dal cuore buono che intendesse darci una mano in questa missione, sarebbe cosa gradita e giusta. Ve li voglio far vedere proprio quando siamo andati a trovarli perché sono davvero tanto, tanto carini. Salve a tutti dal Papi, questo è un altro ritrovamento a Maenza, in provincia di Latina, nelle campagne si vede i figli di randagini. Sono 3 cucciolotti di taglia media, anche loro, impauritissimi. Stiamo provvedendo a fargli il trattamento antiparassitario perché sono pieni di pulci e zecche, come spesso accade. Guarda che belli. Lei è femminuccia ed era pure un po' ferita, c'era un buchino piccolo piccolo vicino alla zampetta. Trovati nelle campagne di Maenza, in provincia di Latina, ma non si tratta forse di abbandoni, ma di figli nati da randagi. Guardate che occhietti. Chiedono proprio aiuto, sti occhietti. Adesso sono stati messi in questo posto in sicurezza e speriamo, prima cosa, di pulirli bene, di controllarli e poi di proporli anche in adozione. Un'altra missione dell'Italia Quattro Zampe in collaborazione con Scudi Insolando di Maenza per aiutare loro e per essere, come sempre, la voce di tanti pelosetti del mondo. Le condivisioni sono una cosa importante per aiutare i pelosetti, io lo dico sempre, però mi rendo conto che sono sempre troppe poche le condivisioni dei nostri post. Dovete far girare i nostri post e fateli girare come vi pare, su gruppi WhatsApp, su pagine Facebook, su pagine Instagram, su profili. Fateli girare, le condivisioni aiutano i pelosetti a trovare una casa. Senza le vostre condivisioni non arriviamo davvero da nessuna parte, ma purtroppo mi rendo sempre più conto che le condivisioni sono pochissime. Dobbiamo aumentare le condivisioni. Mi raccomando, fate i bravi, aiutateci, perché ve lo dico per l'ennesima volta, le condivisioni dei post sono davvero una cosa importante. Ci sono a casa del Papi sempre 2 gattine che cercano una casa, ma non perché noi non le volemo, anzi sono carine e simpatiche, ma perché dobbiamo lasciare spazio ad altri pelosetti. Vengono segnalati tanti gattini trovati, hanno bisogno di cure, hanno bisogno proprio di uno stallo e noi potremmo offrire uno stallo liberando quello che c'è attuale. Allora, 2 gattine, però facciamo così: stamattina voglio presentarvi una di queste 2 gattine. Facciamo, stamattina ve ne presento una e domani mattina ve ne presento un'altra. Stamattina vi presento Delphine. Fina. Se
Siamo sempre alla ricerca di volontari, il nostro gruppo sta diventando sempre più grande, tre associazioni unite stanno facendo la differenza. Italia a quattro zampe, ringrazio Prego e Dono di Latina e Scodinzolando di Maenza in provincia di Latina. I volontari ci servono perché abbiamo tante attività da svolgere e soprattutto perché stiamo cercando di organizzare il gruppo per andare al Parco Oasi di Terracina, la fattoria didattica che ha bisogno di volontari per evitare che finisca tutto a schifio, come si dice in quel del mondo siciliano. Bisogna aiutare questi signori, hanno veramente un centro bellissimo e non può essere perso così per mancanza di volontari. Noi stiamo cercando di reclutare volontari per essere presenti già a partire da sabato e dare una mano a questi signori per poter continuare a far vivere il Parco Oasi a Terracina, una splendida fattoria didattica. Dalla settimana prossima ci saranno anche grandi novità in questo appuntamento. Pensate che avremo uno sponsor. Qualcuno dirà: ma che sponsor ci avete? Qualche sponsorino di quelli? No, no, raga, qualcosa davvero importante. Pensate, Generali Assicurazioni sarà sponsor del nostro appuntamento 3 minuti col Papi. Loro hanno studiato un qualcosa riguardante i Pelosetti, però non vi voglio anticipare niente perché tutto questo partirà dalla settimana prossima. Quindi 3 minuti col Papi verranno sponsorizzati da Generali Assicurazioni. Signori miei, io quello che dovevo fare l'ho fatto, vi ho dato informazioni, ho detto tutto quello che dovevo dire, adesso spetta a voi continuare perché dovete aiutarci. Italia a quattro zampe, ringrazio Prego e Dono e Scodinzolando, tre associazioni unite per aiutare tanti Pelosetti. Tutte le mattine tra le 6.30 e le 7.30 troverete pubblicato sulle nostre pagine principali questo incontro con notizie e informazioni utili del nostro gruppo e per essere sempre insieme a voi la voce di tanti Pelosetti del mondo.